Del, o 62 anni, e la mia barceleta è fortissima. Sento di avere notevoli probabilità di vittoria. Sentiamo. Allora, vado con la barza. Vai. Si intitola, la bella figa, col macchinone. Una bella figa, su un macchinone, si ferma al semaforo. Al suo fianco si ferma una macchina normale, con sopra seduto uno. Lui guarda la bella figa con aria seductiva, e abbassa il finestrino. A quel punto anche la bella figa, guarda lui con occhio furbeto, e abbassa il finestrino. Poi gli dice, anche tu hai scorregiato? Bene, grazie a tutti. Sento di avere praticamente vinto, ma nel caso, il mio codice di televoto è 03. Ok, allora 347-342-5220-1 per Loredana, 02 per Vittorio, 03 per Miguel. Mandateci dei messaggi. A me piaceva di più quello della capra. Sì, no, infatti, quella di Vittorio così è quella che ho preferito anch'io. Sì. Però Miguel è un gran raccontatore. È un gran raccontatore. È bella la sua sicumera. Scorrecchiato, tra l'altro, secondo me Miguel c'ha anche delle conoscenze. In Messico? Perché senti cosa ha fatto mettere subito l'Alex. È andata bene. Questo è sponsorizzato, c'ha degli appoggi molto molto in alto. Vale. Deciderete voi. Questo è James Taylor con Mexico, Way Down Here. Way Down Here. James Taylor, Mexico. Ovviamente tu nella tua cultura sì. immensa sai quali sono i due grandi cantanti che fanno i controcanti, diciamo. In questa canzone? No, aiutati. Ma veramente? La faccio, sono più. Messico e Nuvole. Sono un duo di quelle. No, volte. Sono Crosby e Nash. Ah, ok. David okay. Crosby che è stupido, Nash. certo. No, quale stupido, scusa. L'epoca era quella, insomma. E lì non c'è la tua grande cultura. Ricorderai che gli storietesi hanno suonato questo pezzo con James Taylor. No, l'ho cancellato. No, perché era per un'altra emittente rivale. Però insomma, sai, c'era quella volta che James ha detto: non so se avete voglia di tempo di fare il gruppo per me, che devo fare dei pezzi dal vivo. Aspetta, che adesso vediamo. Adesso ti facciamo sapere. Sì, siamo qua, io ci sono, ma sì, dai, va bene. State ascoltando Radio DJ, è un plebiscito, devo dire vittoria netta, schiacciante per Vittorio, il concorrente numero due della gara di barzellette, quindi vince la barzelletta con la capra, che se Alex ci permettesse potremmo anche far riascoltare, o magari per dopo, facciamo così, là. Adesso diamo tempo a Vittorio di prepararsi, perché nei camerini a festeggiare. C'ho una barzelletta io, barzelletta? Una barzelletta velocissima. Sì, vai, sì, bella, sì, c'è sì. un omone gigante, un brutto chef, insomma, che entra in un bar con un pappagallo meraviglioso sulla spalla. Okay. Io ho pinto un pappagallo tropicale. Il barman un po' intimorito, vuole fare un po' di amicizia, e dice: ah, per Bacco, che bella bestia, che cos'è? E il pappagallo, boh, un omone. Sei molto avanti. Allora, tra pochi istanti è il momento dell'esorcismo, visto che in tanti ascoltatori hanno dichiarato di essere vittime di questa sindrome. Ah, sì, vedi, che vedi, spieghiamo vedi. A quelli che si fossero appena posti in ascolto, è una sindrome che si è rivelata al grande pubblico attraverso Fabrizio Corona, certo. Ma che in realtà sta colpendo un sacco di persone. In cosa consiste, Elio? Ma niente, praticamente che tu sei fuori da una porta di qualunque posto e senza accorgertene entri. Ti ritrovi dentro. Pazzesco. Cioè varchi quella soglia, ma quindi ma non so neanche se la varchi, non si sa, ti ritrovi dentro senza rendertene conto. Che un è risucchio. Quello che è accaduto lui fuori sì. dalla casa della madre di quindi come se alla fine, ragazzi, no? Alla fine di questa rubrica che stiamo per vivere insieme, cioè fra 2-3 minuti esorcismo, e certo, in modo bravo. Che possiate andare a dormire tranquilli, sì, senza certo. il pericolo di svegliarvi in garage tipo no, o già certo. direttamente in ufficio certo, o certo. che ne so, su un sedile di un autobus. A parte che può essere comodo, Linus. Sì, dipende. Perché uno in effetti dice, dipende. Voglio andare là, basta che arrivi fino a fuori. Ah, perché tu dici che si può anche pilotare? Ma una volta se uno che uno sa capisce di essere vittima di quella sindrome, è un po' come i sogni, no? Ecco, è un po' come i sogni che si tenta sempre di indirizzare. Volevo chiedere una sai cosa, che c'è perché una bella donna che abita lì, dice io passo di fronte alla porta e mi ritrovo dentro. Ecco, poi volevo chiedere a Linus che forse yes. come so che hai preso i contatti appunto col maestro per l'esorcismo sì. collettivo, ma è in grado di curare anche altre sindrome? Perché io ad esempio questa sindrome del passaggio non ce l'ho, ma mi sveglio di notte. Sì. Vomito verde e parlo lingue morte. Ti cioè, giro la testa al contrario? Giro anche, a volte giro la testa al contrario e mi fa anche. Posso comunque inserirmi nell'esorcismo e vedere prova. Se. Prova! Se non ti come serve fai questa dote, perché magari andando in macchina a girare la parli testa male della indietro. Mi viene comodo in moto girare la testa dietro.
Ti capita di parlare male della mamma di quelli che conosci? Anche. Allora forse sì, forse un po' pericolosa, ma attenzione, va ora in onda. Va ora in onda il grande ritorno di Seconda Manal. Il mercatino compra, vendi, scambia di Cordialmente. Conduce la rivelazione della radiofonia 2011. Pacchi! Vendo sdraio usata da Carlo Conti durante il suo soggiorno a Isola di Capo Rizzuto in occasione della manifestazione Calabria canta estate 2009. Euro 1500 non trattabili, due sdraio euro 2500 con un risparmio netto di 500 euro. Vero! Contattare Elisabetta, nick sul sito Elisabetta con due B. Cerco sedie a sdraio usate da Carlo Conti a non più di 6-700 euro, perché secondo me il valore di mercato è quello. Contattare Elisabetta, nick sul sito Elisabetta con due B. Cedo cucciolata di topi grossi, sono 11 e sono un amore, tenerissimi, già svezzati. Contattare Saveria, nick sul sito Topo Ragno. Circoncido Pokémon gratis, ma vi tengo il prepuzio come trofeo. Pokémon già circoncisi, Beautyfly, Bulbasaur, Charmander, Mudkip, Snoomish. Ho provato a circoncidere anche Treco, ma è scappato. Contattare Pikachu, nick sul sito, onorevole Mario Piccacci dell'IDV. Cerco persone capaci di piegare paracadute e rimetterlo nel suo sacco. Aiutatemi, sono disperata, ho il primo lancio domani e non so come fare. Non posso mica lanciarmi col paracadute aperto. E se prendo dentro gli ingranaggi dell'aereo? E se rimango strozzata? E se divento lo zimbello di tutti e non trovo mai più uno straccio di uomo che mi si piglia? Come potreste vivere con questo rimorso? Siete soltanto dei mostri senza cuore, figli di puttana. Posso ospitare. Contattare signora Matilde Cazzo, nick sul sito Matilda Penis. Però, ancora uno, cerco fotocopie originali autografate dall'autore del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci. Non cercate di fregarmi, so distinguere una fotocopia del 1400 da una farlocca. Offro 9 centesimi a fotocopia, quantitativo minimo 200 fotocopie. Ho idee chiarissime. Contattare Lugo di Romagna, nick sul sito Vitruvio 95. E poi ancora un paio. Cerco fotocopie originali autografate dall'autore del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci. Non cercate di fregarmi. Era la stessa, Lino. Secondo me no. Cercate di fregarmi. Ma so distinguere una fotocopia del 1400 da una filastro, da una farlocca. Ah. Era uguale identica, che è successo? Ma non è colpa mia. Ma tanto lo tagli, Linus. È stampata due volte la stessa. Lo sanno tutti che non siamo in diretta. Lo sanno tutti ormai, Linus. È stampata due volte la stessa. Vai tranquillo, Pacchi. Vendo eBay, base d'asta euro 159,99. eBay intero? Sì, sì, sì. Ottime condizioni, unico proprietario. Vendo anche internet usata. Milioni di pagine disponibili. Pieno di MP3 di donne nude. Di MP3 di donne nude. Contattare il signor John Internet o Repasti, nick sul sito www. Bello, la posso prendere che c'era. Adesso qua dico sistemare. Sistemare, cancellare. Faccio una firma così almeno capiscono che devono toglierla. Pacchi. E vai, pacchi. Tu comunque devi viverla così. Quando c'è il problema, mandi avanti i pacchi. Sì, quando sì. Le cose vanno spedite. Sì, Linus. Sì, al limite Linus, per ultimo arrivo io. Esorcismo? Vai. Vai. Abracai, Lusuk, Agrana, Lusuk, Franco, Punta la punta mia cara, Wanara, una lovena, una i voi. Senti meglio, Elio? No. Come no? Ma secondo me non era quello buono questo. Io volevo quello marawanala, canala, padala, canava. Aspetta, era solo la prima parte. Ma ti vuoi fare un esorcismo completo in un colpo solo? Guarda che poi è troppo. Non mi sento meglio. Senti, Pacchi, non mi sento meglio. Cosa devo dirti? Allora, mi sento meglio perché... Non mi sento meglio. Ho capito, non mi sento meglio. Ti stavo guardando, a un certo punto ho visto solo il bianco degli occhi. Scusa, vibravi tutto. Scusa. Aspetta un attimo. Sei come quelli che hanno un filo di mal di testa e prendono l'Auli. Non si può, non puoi sparargli con il cannone, cavoli, dai. Ma perché so che dopo... Aspetta che è tornato Gregorio e Vittorio, anzi. Aspetta. Vittorio, barzelletta, dai, vai. Barzelletta vincitrice. Con una capra tenuta al guinzaglio, entra in camera da letto dove la moglie sta dormendo della grossa. Sì. Accende la luce e dice: guarda, quando tu fingi di avere mal di testa, io scopo con questa qui. E la moglie: ma sei pazzo? Mi svegli per dirmi questo? E lui: non parlavo con te.
bravo Vittorio. No, bravo, poi c'è Vittorio. Anche un tono simpatico. C'è un tono simpatico. È l'accento di Monza alla fine. Che non... Bravo. È un po' più morbido, diciamo. Sì, non è male. Sì. È quel brianzolo morbido. Io prendo qualcosa per la gola, voi? Sì. Te lo do io, una volta tanto. C'ho uno sciroppino per te. Alla propoli. Guarda, non dire no, non dire no. Ascoltando Radio DJ, questo è cordialmente 2011, contatto avvenuto, e volevamo mandare un segnale così, un saluto cerebrale all'amico tastierista Rocco Tanica, che è in questo momento impegnato nella puntata di Zelig di questa settimana, e glielo mandiamo anche attraverso un ascoltatore che si chiama Arturo da Sondrio, che mentre è lì ci manda un messaggino comunque, perché non ci dimentica, e dice: ciao Linus, ciao Eli, anzi ciao Pachi, sono Arturo da Sondrio. Purtroppo questa sera non sto ascoltando la diretta perché sono a vedere la registrazione di Zelig. A fianco a me ci sono due signori di chiare origini nordafricane, di cui soltanto uno però capisce l'italiano, per cui tutte le battute dei comici le sento prima in italiano e poi bello. In arabo. Ma che bella esperienza questa. Bella esperienza. Nel frattempo ci ha raggiunto Mangoni. Eccomi qua, ciao a tutti cari. E dopo la grande performance della settimana scorsa, cosa potrai fare di meglio questa sera? Se è possibile. Continuo con l'italiano, visto che si tira. È un altro omaggio a Sanremo di quest'anno. Ok. Il mio secondo tempo di Max Pezzali. Bravo. Perfetto, una canzone che tu conoscevi bene e nella quale anche un po' ti rivedi. La conoscevo bene. Almeno quella. So. Pachi, ma questa è la sua grandissima forza, cioè che lui non pensa mai di essere arrivato al massimo. Cioè lui sa che può migliorarsi sempre, anche là dove sembrerebbe che non ci sia più margine, e invece lui si migliora sempre. Ancora, o quantomeno si sforza di migliorare. Come bravo, non c'è mai limiti al peggio, non c'è neanche mai limite al meglio. Bravissimo, sono d'accordo. A volte si pensa che si sia arrivati insomma a toccare il top, e invece no, c'è qualcuno che sposta sempre in là l'asticella. Ma ragazzi, ci sono i più grandi studiosi di trasmissioni radiofoniche, voi direte non ce n'è, ce n'è di studiosi delle trasmissioni radiofoniche, hanno dimostrato che cordialmente, per esempio, dalla prima puntata ad oggi, ogni volta ha dato sempre qualcosa di più. Sì, bravo. Quindi dici, no, è possibile. È l'unica, bravo, è successo, solo l'unico caso. Cioè, non c'è mai stata una puntata che fosse qualitativamente inferiore a quella. Sì, diciamo che... Al massimo pari. Ma non è poi pari, impossibile, perché leggermente di più, dici, è pari su tutti i valori. No, perché è una, è una trasmissione dopo, famosa avanti, per la sua crescenza, come il formaggio. Va ora in onda Che Storia Channel, ovvero... Ovvero, cioè, se lo sei perso, fega, cioè, non andare giù di testa, dai, stai tranquilo. Ma dai, te lo ridiciamo noi. Hai cambiato. Dai, cioè, intanto, cioè, fai girare anche la sigarettona. Uè, tipo, hai mangiato il pollo? Ti è rimasta appiccicata? È un nuovo approccio.